Buongiorno, bentrovati amici di Mattinotto, buon martedì. Cominciamo subito perché abbiamo due ospiti belli che ci racconteranno argomenti diametralmente opposti. Cominciamo con la bellezza, con l'arte e soprattutto l'arte sul nostro territorio. Quindi diamo subito il benvenuto ad una grande pittrice, nonché artista, Carla Viparelli. Bentrovata. Buongiorno, bentrovati. Che piacere. Grazie per aver accettato l'invito, Carla. Sabato 12 c'è stata praticamente la cosiddetta finissage, mi corregga se dico cose errate, della sua mostra, d'arte che si è tenuta proprio a Napoli. Ecco, filo conduttore di questa mostra, Carla, ci faccia un po' immergere in questo viaggio nella bellezza. È un viaggio della bellezza anche con, grazie, spero che sia un viaggio nella bellezza, condito anche con degli elementi di riflessione, degli spunti che vengono dalla contemporaneità. E in particolare la mostra si è chiamata Rio Bravo, e forse l'opera più rappresentativa poi di tutta la mostra, che è una videoanimazione, si chiama pure Rio Bravo. E la scommessa dell'arte per me è il fatto di riuscire a parlare di eventi che ci circondano, che sono sempre più vicini a noi anche grazie ai vari mass media, social network, insomma la nostra individualità si è moltiplicata e sparsa su tutto il globo, ma la scommessa, e quindi diventa sempre più difficile farne a meno, prescinderne, la scommessa per me è che l'arte possa parlare delle urgenze del contemporaneo, anche drammatiche, restando però arte, quindi nel linguaggio dell'arte, evitando di diventare tazzebao o manifesto o pura cronaca. E allora ho dedicato al tema della migrazione, a cui spesso dedico i miei lavori, in questo caso è la migrazione sul confine tra Messico e Stati Uniti, che nel Rio Bravo celebra uno dei suoi punti più drammatici in termini di quantità e di qualità di immigrazione, è il punto più con un flusso di migrazioni prevalentemente dal Messico verso gli Stati Uniti, migrazioni di ogni tipo, legali, illegali, temporanee, ma soprattutto quelle illegali sono poi fonte di eventi talmente drammatici che vanno avanti da che questa frontiera è stata segnata. Carla, quindi in questa mostra tanti gli spunti di riflessione, appunto dal sociale, si passa poi anche a, come dire, a una sorta di sinergia, di fusione tra le caratteristiche del classicismo, perché poi lei nasce come una pittrice che ha una connotazione prettamente classica, ma con uno sguardo, con un pensiero soprattutto contemporaneo, e quindi c'è questa bellissima fusione. Lei ieri mi raccontava, appunto, lei è un po' come, volendo banalizzare, utilizzo nuovamente questo termine, è l'Amadeus della pittura, dell'arte partenopea, perché insomma resta fortemente ancorata ai suoi studi, che restano appunto prettamente classici, però ha uno sguardo molto innovativo. Ecco, in questa opera principe, che poi è stata video proiettata, magari la regia ce la mostra nel frattempo che parliamo, ecco, che cosa voleva rappresentare, Carla? Allora, volevo rappresentare, perché ecco, volendo schematizzare, per alcuni artisti, tanti artisti bravissimi, l'arte è un'espressione irrazionale, legata molto alla materia e al suo immediato esprimersi. Per altri artisti, appunto, lo stile mio è classico, perché io faccio delle operazioni che sono concettuali, quindi non affido all'irrazionalità della materia il mio discorso espressivo, e invece arrivo all'espressione da un filo conduttore di tipo poetico. In questo caso è l'idea che un fiume si faccia confine, un fiume che divide, come dice nel testo Paola De Ciucis, la curatrice. Ricordo anche che la galleria Le Quattro Pareti è della dottoressa Maria Giovanna Villari, e quindi
questa assurdità di un fiume destinato a diventare muro, dentro e fuori di metafora, perché poi a El Paso, che è il punto centrale del confine tra Messico e Stati Uniti, succede proprio questo, che termina il muro che proviene dall'Oceano Pacifico, quindi da un lato del continente, e il muro proprio sostanzialmente cede il passo al fiume come linea di confine, quindi questa cosa dell'orizzontalità dell'acqua che diventa verticale. Ecco, stiamo guardando nel frattempo. È proprio questo il momento chiave, restateci qualche secondo, perché si vede proprio l'acqua del fiume che scorre, che a un certo punto diventa muro, diventa verticale, e quindi anche l'elemento liquido costretto a diventare ferro. È un'assurdità. È assurdo che ci sia un confine, voi come lo stesso motivo per cui è assurdo che ci sia un muro, è la stessa assurdità per cui ci sia un fiume a fare da muro. Questa cosa concettualmente mi ha sempre affascinato, ho cominciato ad approfondire, a studiare la varia storia di questo confine, di questo Rio Bravo, che è Rio Bravo per i messicani, Rio Grande per gli americani, ecco, vedete, sì. C'è proprio questa verticalizzazione. Stiamo assistendo al passaggio, Esattamente, questo è uno delle sequenze che compongono questa videoanimazione. Da un punto di vista tecnico io la costruisco proprio passaggio dopo passaggio, è un lavoro certosino, è quasi manuale, nel senso che per me l'elettronica diventa anche come uno strumento, come può essere una matita per disegnare, che compone, diciamo, millimetricamente tutte le sue componenti. In questo caso, nel caso di un video, i millimetri sono secondi, ed è una maniera di offrire un'opera multisensoriale, quindi con un impatto più complesso, che mi interessa molto. È da parecchio che le studio queste videoanimazioni. Durante il lockdown ho sperimentato nuove tecniche che ho portato in questo video, e quindi voglio continuare proprio su questa traccia. È molto intrigante, è qualcosa di sconosciuto, ma che ha un impatto emotivo che rende bene quello che è lo spirito di questo tempo così apocalittico, oltre che legato anche a fatti superficiali. Un tempo, il nostro, che allo stesso tempo è estremamente di superficie, ma allo stesso tempo è abissale. Possiamo aggiungerci anche come appunto attributo il paradossale, un tempo paradossale, perché paradossalmente dovremmo essere proiettati verso nuovi orizzonti e quindi verso l'inclusione sostanzialmente, no Carla? Invece ancora ci sono questi muri che dividono popoli e non solo. Poi successivamente, Carla, a lei ci sarà un docente di diritto internazionale che ci spiegherà delle dinamiche molto delicate, perché noi siamo anche in procinto di, non lo voglio neanche pronunciare, un eventuale conflitto internazionale, per cui veramente siamo l'epoca dei paradossi. Carla, abbiamo visto che appunto questo fiume si è capovolto ed è diventato un muro. Tra le altre opere che invece non sono appunto tra virgolette virtuali o comunque videoproiettate, che cosa possiamo raccontare? Sono delle opere, è un corpo di opere legato proprio al fiume, che è un tema che ho cominciato a trattare già vari mesi fa, quindi in occasione di una installazione all'esterno in uno spazio molto così bello, un luogo incantevole di Maratea. Ho cominciato a trattare del fiume come Stop the River, quindi con opere di scultura, e per questa mostra a completamento del video ho realizzato delle opere in cui ci sta forte, eccole qui,
Sì, sono queste realizzate per l'occasione, dove il flusso, volevo dare l'idea del flusso continuo e quindi ho inserito nella superficie dell'opera degli elementi concreti come un cretto, come delle isole nella corrente che vengono anche spostate perché attraverso questo contrasto tra movimento e riposo, tra stasi e flusso, si dà l'idea di questa anche camminare un po' sulle uova e il terremoto delle certezze che noi viviamo. Carla, mi sta dando un altro assist, perché sempre da Sanremo è emerso il concetto di fluidità fortemente spinto. Vedo che anche lei è molto all'avanguardia dal punto di vista artistico. Quindi esatto, sono una fan pazza dei Maneskin, quindi lo so che lei guarda il Festival di Sanremo. Tra le varie immagini, Carla, guardavamo che c'è anche un ritorno del pubblico e questa cosa ci fa molto piacere perché noi tutti eravamo molto affamati di cultura, di arte. Ecco, che riscontro c'è stato? È un bellissimo riscontro, tra l'altro questo è tra gli effetti positivi, no, di questa pandemia, che pur deve avere degli aspetti positivi. Uno di questi è stato proprio nell'afflusso del pubblico, abituati alle inaugurazioni bagno di folla degli anni passati. Invece in questo caso, anche perché questo evento si inseriva all'inizio nella manifestazione a livello regionale Art Days, in cui una serie di gallerie e di musei aprono, c'è un artwork collettivo, e quindi si è creata una cosa che secondo me è molto molto vincente per quello che riguarda anche la fruizione dell'arte contemporanea, ovvero sia un afflusso regolare di persone sparpagliato nel tempo, e lo abbiamo avuto non solo nei giorni di Art Days, che sono stati all'incirca una settimana prima di Natale, ma anche poi alla riapertura dopo le feste, fino alla chiusura che è avvenuta appunto il 12, il finissage, come lei diceva giustamente. Abbiamo avuto questo sparpagliarsi, distribuirsi quasi naturale, quasi spontaneo, delle persone in un periodo di tempo abbastanza lungo, che ha permesso questa cosa. Le mostre non dovrebbero mai durare due giorni o una settimana, proprio perché in questa maniera dà il tempo alle mostre di vivere e di incontrare il pubblico. E quello che è successo in questo caso, e ne sono stata enormemente contenta perché è stato un approfondimento ulteriore dell'incontro artista pubblico, è oltretutto un'occasione, dopo tanti anni di chiusura, di incontrare il mio pubblico, le persone che mi sostengono, ed è stato veramente un valore aggiunto non indifferente in questo momento. Carla, io sono stata davvero felicissima di rincrociarla e di fare una bella chiacchierata con lei, perché l'arte insomma è arricchimento ed è bellezza, lo ribadisco, e poi lei è una grande amica di Mattinotto, quindi quando vorrà, nodo il fazzoletto, noi la seguiremo per i progetti futuri. La ringrazio molto, ringrazio tutta Canale 8, che oramai la vivo come una mia famiglia elettiva. Grazie. L'abbraccio tantissimo, buona giornata Carla.